Questo luogo storico così bello e suggestivo, ancora una volta protagonista. Sì, siamo molto felici di poter aggiungere al calendario di Anfiteatro Sotto le Stelle un ulteriore evento, concerto italiano che si terrà il 21 agosto, concerto italiano per l'autismo. Quindi sono due i valori importanti, al centro di questa serata. Da un lato chiaramente l'autismo e il bisogno, la necessità, di sensibilizzare, di informare la nostra comunità su questo tema. Dall'altra parte la musica italiana, la grande tradizione canora del nostro paese, e quindi un bellissimo connubio per una nuova serata a cui tutti sono invitati a partecipare numerosi. È un cartellone che un po' fa parte di una ricerca che condotto da molti anni in collaborazione anche con la Tunisia e partiremo quindi da un accenno della Bohème di Puccini per poi dopo toccare i brani della cultura popolare italiana, dalla Sicilia alla Puglia, a Napoli, ma anche la Toscana, per poi approdare a quelli che sono gli esponenti degli anni 50, 60, da Morricone a Domenico Modugno a Bruno Martino, e quindi sarà una serata dove le persone ritroveranno un po' della grande musica italiana. Fino al 2019 avevamo usato i posti al chiuso perché non c'era il Covid e noi tradizionalmente il nostro mese di riferimento è l'aprile, quindi abbiamo fatto sempre spettacoli al Teatro Petrarca. Questa, da un paio di anni, pandemia ci ha obbligato a uscire. Ringraziamo quindi l'anfiteatro, la gestione del museo, il comune, la fondazione perché ci hanno dato per il secondo anno la possibilità di ospitare uno spettacolo con una certa finalità dentro il programma Anfiteatro Sotto le Stelle. L'anno scorso era Tosca, quest'anno è Concerto Italiano, una produzione di Spazio Seme, tanti artisti italiani che riescono, che hanno progettato una cosa esclusiva per questo evento, tra musiche della grande tradizione italiana, da Morricone a Modugno e altri, con uno sguardo però al sociale. Noi siamo contenti, la nostra associazione spinge da tempo per questi eventi perché secondo me, secondo noi è importante questa contaminazione che ci dà modo di farci conoscere, far capire alla comunità aretina e non solo quale è la dimensione dell'autismo e di quanto sia importante la sensibilità e la condivisione di obiettivi di crescita etica e sociale per tutti, perché i nostri figli hanno le stesse voglie, le stesse ambizioni, gli stessi sentimenti di tutti, però spesso veniamo un po' emarginati, esclusi dal percorso normale della crescita di ogni famiglia. Per questo noi puntiamo a questo 21 agosto chiedendo a tutti di venire, di informarvi, di partecipare, di sostenerci in qualunque modo. L'importante è non chiudere la porta, bensì aprirla alla diversità.